Incidenti felici, le mie richieste sono state avverate. Ho manifestato questa volta. Nel mio video della collezione profumi, che linkerò da qualche parte, metterò la scheda da qualche parte, avevo richiesto agli dei di, fra le varie cose, di riportare Womanity di Mugler in produzione in Europa, visto che in America non se n'è mai andato dagli scaffali. Un paio di giorni dopo, cosa vedo su Douglas? Douglas. Cosa vedo su Nutino? È tornato. È tornato. Inserite il meme di Harry Potter. È tornato. È tornato Womanity. E niente, io sono felice. Sono felice e ho deciso di fare una review alle 3:50 di mattina, ok? Sono le 3:50 di mattina, ma io voglio parlare di Womanity a quest'ora della mattina. E fra le mie mani, nel formato più grande, anzi unico formato, come potete vedere, adesso che questo qui è nuovo, potete vedere la differenza. Questo qui è il mio, dove il liquido è rosa, non so se si intravede. È una magnete per ditate questo affare. Liquido è rosa, nel mio profumo che ho mostrato e nell'altro video il liquido è giallo. E voi mi direte perché nel profumo vecchio il tuo liquido è giallo? È molto semplice, amica. Perché lo fanno un sacco di profumi, soprattutto quelli col succo chiaro, col profumo chiaro, tendono a ingiallire. Womanity passa da rosa al giallo così, ma la formula non cambia in questo caso, non è alterata, però capita con certi profumi che quando sono esposti al sole o comunque vengono lasciati fuori dalla scatola sulla mensola così, capita che ingialliscano col tempo. Infatti ho deciso che questo qua rimarrà nella scatola. Questa. Come potete vedere, questo qui è più grande, come ho detto prima, questa qua è la mia bottiglia da 80 ml ricaricabile, questa qui è la mia bottiglia da 50 ml ricaricabile e poi ho questa che è quella da borsa da 10 ml. Qua ho perso l'anello e ne ho un'altra vuota giù nel bagno di basso, giù da basso. Questo, anche questo dettaglio super carino, non so se riesco a mettere a fuoco il mio nome inciso sulla bottiglia. Ah sì, ok, 80 ml, pagato, non mi ricordo quanto costa. Pagato, adesso ve lo dico. Oh, maniti. L'ho pagato 92 euro, 92,80 euro per 80 ml, mentre la ricarica da 100 ml costa sugli 80 euro, mi pare 75-80 euro. Beh, che dire, sono felicissima. Ma proprio 2 giorni dopo l'ho chiamato, sono una donna felice. E quindi pensavo, visto che c'è stato questo ritorno inaspettato, di fare una recensione un po' più approfondita su Womanity, visto che ne ho parlato, ma ne ho parlato in modo molto generico perché dovevo parlare di 80 profumi, no, non è vero, 80 no, però 20 sì. E ho detto, ma facciamo la review. Quindi facciamo sta review. Parliamo di Womanity, profumo di Mugler. Leggo dal sito la descrizione, perché si parte sempre dalla descrizione. La fragranza moderna Womanity di Mugler è ispirata alle donne dalle storie, dai colori e dalle culture più diverse. Un'ode alla forza femminile e creativa, Womanity è una fragranza dalle diverse sfaccettature, proprio come la sua femminilità.
La sua creazione unica fonde note dolci speziate che caratterizzano inconfondibilmente gli iconici profumi Mugler. Le sue note singolari di caviale, fichi maturi e legno la rendono una vacanza, buongiorno, una fragranza versatile ed esclusiva, rispecchiando la donna indipendente di oggi. Insomma, molto meglio della descrizione che c'era nel 2010, perché io me lo ricordo tutto il concept che c'era dietro il profumo quando uscì ormai quanti anni fa? 12 anni fa? Allora, 10 anni fa era il 2012. 12 anni fa. Io la matematica. Me la ricordo la campagna orribile. Ci fu una campagna su internet in cui spiegavano che il succo era rosa, appunto perché il profumo rappresentava la donna, era un inno alla donna, e che il nome Humanity deriva da woman, cioè donna. E humanity, umanità, e city, città, secondo me è una cosa terrificante per quanto riguarda. E ci fu questa campagna in cui crearono il sito internet del profumo in cui tutte le donne potevano contribuire alla campagna di questo profumo qua. E cosa che è finita nel dimenticatoio, assolutamente, cioè tipo non se lo ricorda più nessuno. Ma appunto questa cosa del succo rosa, cioè è invecchiata male come idea, infatti l'hanno eliminata dal sito, non se ne parla più perché come sappiamo oggi i colori non sono più associati ai gender e ad esempio durante il regno di, non mi ricordo se era Luigi XIII o Luigi XIV, il rosa era associato agli uomini, quindi dipende dalla cultura, dipende dall'epoca in cui viviamo e in questo momento il rosa non è più associato prettamente alle donne. Quindi hanno eliminato, si sono, come dire, premurati di eliminare la parte molto stereotipata di tutta quanta la faccenda e questa cosa mi rende molto felice, visto che secondo me tutta questa tiritera ha contribuito al fallimento del profumo. Ma io direi che possiamo spruzzarlo, ne parliamo un po'. Uso quest'anello, sposo il mio profumo. Ecco, sposo il mio profumo, che secondo me è un simbolismo bellissimo. Io non capisco perché non l'abbiano usato in campagna. Puoi sposare il tuo profumo, secondo me avrebbe funzionato. Buonissimo, buonissimo. Su di me. Non è per niente dolce, è salato e marino, è legnoso, però c'è anche un po' di fondo quella dolcezza del fico quando si asciuga. Buono, buono. Poi la bottiglia, bellissima. Questa qui è una delle bottiglie che preferisco, secondo me, Mugler. Con le bottiglie spacca tutto, fa delle bottiglie veramente meravigliose. Questa bottiglia sembra veramente aliena, sembra uscita dal laboratorio di Giger, il creatore di Alien, del design degli alieni di Alien, è futuristica e può veramente essere uscita dal laboratorio di Giger. Fantastica, secondo me, per quanto mi riguarda, questo profumo qui si sarebbe dovuto chiamare Alien, non l'Alien Alien. Questo qui ha un concept molto più alienoso, alieno, futuristico, sembra quasi una spada laser, se vedete sembra quasi un manico di una spada laser. Una meraviglia, meraviglia. Ma andiamo a vedere le note nello specifico. Le note sono fico, albero di fico, foglia di fico e caviale. Quindi il fico si trova sotto tre formati diversi in questa fragranza. Il fico che è un po' più dolce, ovviamente fruttato, l'albero di fico che è una nota verde e scusatemi, la foglia di fico che è una nota verde e l'albero di fico con una nota più legnosa. E infine il caviale che è una nota più salina, marina. Mi ricordo, non so se è ancora disponibile, su YouTube c'era il video di questo
quest'uomo che facevano usare a questa ragazza e i vari robini, no? I vari fogliettini di carta, con tutti gli ingredienti singolarmente, tipo, ah, questo è il ficone, fa, ah, fruttato, no? questa è la foglia di fico, ah, che verde, buono, ah, l'albero di fico, ah, oh, legnoso, mecoio, e arriva il caviale, le rannose, fa tipo, ci viene tipo con un atto di vomito, tipo, ah, particolare, no? Il tizio fa, ah, vabbè, adesso li mischiamo tutti insieme e fanno usare umanity e la selezione è tipo diverso. Mi ricordo, mi fece riderissimo sta cosa. E in ogni caso, avendo io entrambe le formulazioni, quella del 2010-12 e questa qui del 2023, è cambiato il profumo? No, a me sembra identico. La durata mi sembra identica. Faccio ASMR. Lo trovo rilassante da morire. E, fragranza identica. Durata identica. Intensità identica. Per me non è cambiato nulla. Su di me non è cambiato assolutamente niente. Fra l'altro, come avete notato, io continuo invece di comprare le refill da 100 ml. Pagherei anche di meno, continuo a ricomprare le bottiglie perché mi piacciono da morire. Io voglio metterle una vicino all'altra, fare un'installazione di bottiglie di Womanity perché è talmente bella, talmente, cioè, è arte questa bottiglia. Caspita, la fragranza, fra l'altro, per essere una fragranza commerciale, per quanto mi riguarda, sembra una fragranza di nicchia, livello altissimo. La bottiglia sembra una fragranza, cioè sembra una bottiglia di un profumo di nicchia, secondo me, anzi, sinceramente, per tre quarti delle volte i profumi di nicchia hanno pure una bottiglia più brutta. E niente, bellissimo questo profumo, buono, buono. È molto bello, buono da morire. Però appunto cioè il caviale, il fico. Hanno esagerato un po' troppo con tutta questa simbologia per quanto riguarda la donna e tutto questo. E il rosa e la faccia qua sulla bottiglia, per quanto io la ami, guardate quant'è bella. Se solo la mettesse a fuoco, guardate quant'è bella. Metti a fuoco lei, non mettere a fuoco me. Metti a fuoco lei, non mettere a fuoco me. Ah! E per quanto mi riguarda. Super moderna, aliena, sembra quasi una chiave che devi inserire in una console di un'astronave, qualcosa. Io lo rilancerei completamente questo profumo, rifarei completamente la campagna, ma fatemi che ne so, mi piacerebbe molto un'idea, un oggetto dal futuro che viene per farci cambiare idea, noi del passato, qualcosa del genere. Per aiutarci a sentirci più liberi, per sentirci più aperti, per sentirci più. Quella campagna sulla donna, il fatto che hanno fatto collaborare le donne alla campagna, però il profumo è stato creato da due uomini, cioè mi puzza, capite? Comunque, adesso che l'ho spruzzato da un po' di tempo, su di me non è dolce per niente, ha una leggera. Si sente il frutto del fico, però non è dolce assolutamente su di me. E poi man mano nel tempo tira fuori la parte legnosa ed infine la parte verde. Il tutto è impacchettato ed è legato dalla nota salina del caviale. Ho letto su Fragrantica che in tanti lo definiscono il profumo delle sirene. E sono d'accordo, secondo me una sirena profuma come Womanity. ho letto anche tante che dicono che su di loro puzza di pesce. Su di me no, assolutamente. Su certe persone riconosco che magari può tirare fuori e la nota del caviale può sovrastare le altre e quindi può avere
odore più di pesce, di caviale, insomma, più marino, però non in senso buono, ecco. Dimenticavo di dire che per me questa qua è una fragranza passepartout perché è molto camaleontica. La posso usare sia d'estate che d'inverno, perché d'estate tira fuori la sua parte più verde, la parte della foglia molto fresca, la parte salina, mentre l'inverno con il freddo su di me si sente molto di più la parte del fico fruttato e il legno, la parte legnosa, quindi è molto affascinante, estremamente versatile, è molto pensato questo profumo, questa fragranza, c'è del genio dietro, anche perché si usano tre parti, la maggior parte delle note sono prese appunto dal fico, quindi tutte le parti di un albero per un profumo che è così versatile, camaleontico, come ho già detto, anche perché non verrebbe mai da associare il fico al salato. A parte il fatto che, se ci pensate bene, il fico dove cresce? Cresce vicino al mare, comunque nei posti di mare. Infatti questo profumo mi ricorda le mie estati in Puglia, l'estate con la brezza marina, quel vento caldo che ti accarezza quando sei sul portico, con il caldo. Il vento che passa fra questi alberi di fico e con il rumore delle api e in lontananza delle api e dei come si chiamano? Come si chiamano? I bombi. Il rumore dei bombi mi ricorda cose molto felici, molto felici. Il relax, la serenità, la famiglia mi ricorda tutto questo profumo che è il contrario di quello che c'era nella campagna pubblicitaria, cioè il potere alle donne, tutto donne, femminile, io sono femminista notoriamente, però non, cioè, quella campagna non c'entra un cazzo secondo me con quel profumo, perdonatemi il francesismo. Ma anche la catena, questo rumore sembra quasi uno di quei gingilli che si appendono, che si muovono col vento, l'estate, nelle verande. È un'esperienza questo profumo, decisamente. E ve lo consiglio assolutamente sì. Come se ci fosse un dubbio a riguardo. E insomma, anche oggi la mia recensione, il mio video finisce qui. Mi raccomando, seguitemi su tutti i miei social perché, come al solito, l'erba cattiva non muore mai ed è presente dappertutto. Sono veramente ovunque. Detto questo, mi raccomando, fate bravi e buonanotte e buona botte.